Sono Mirko Menna, docente in italiano e storia al Mattei. Mi sono occupato negli anni dei Rossetti, della loro famiglia, presso il Centro Studi Rossettiani, dal 2008, dall'anno della fondazione, fino al 2019. Attualmente il Centro Studi è un po' in stand-by con l'amministrazione comunale. Si sta pensando a una riorganizzazione del Centro Studi sotto un polo culturale. Quindi siamo un po' fermi, però abbiamo intenzione di proseguire su questa linea di studi rossettiani. Perché i Rossetti? Perché i Rossetti sono il patrimonio di Vasto, il patrimonio culturale. Non solo Gabriele Rossetti, forse lo sono ancora di più i figli Dante Gabriele, Cristina, William Michael. Sono veramente adesso l'eccellenza ancora che il mondo ci invidia. E quindi ripartiamo da Vasto per andare nel mondo, e questo è uno dei tratti caratteristici che ci può contraddistinguere. E attualmente non mi sono più occupato dei Rossetti, ultimamente ho un po' deviato i miei studi, ho concentrato i miei studi su altro, passando anche alla comparazione, alla comparatistica fra letteratura e musica o letteratura e arti, e quindi mi sto dedicando a altro. Personalmente mi sono sempre occupato. Proprio ho scelto deliberatamente di occuparmi in particolare di Cristina Rossetti, la mia passione è Cristina Rossetti, però gli studi poi ti portano anche a recuperare, per esempio, gli studi sul padre di Gabriele Rossetti, quelli meno conosciuti, quelli meno noti, per esempio gli scritti politici. Attualmente c'è stato a Vasto un convegno su Rossetti e Mazzini, rapporti Rossetti-Mazzini. E allora lì capisci anche l'importanza del Rossetti politico, quello più dimenticato, e invece secondo me andrebbe ristudiato, riapprofondito in maniera diversa. Ai miei studenti dico sempre che studiare Rossetti deve essere una passione, perché bisogna ricominciare da qui, da Vasto, per andare nel mondo, come dicevo prima. E quindi bisogna appassionarsi allo studio Rossetti. Passeggiare per Piazza Rossetti deve essere un orgoglio per i vastesi e non perché. Bisogna alzare lo sguardo verso la statua, verso l'aquila che sormonta Gabriele Rossetti in maniera orgogliosa per questo nostro patriota che ha fatto l'Italia, perché è considerato tra i padri del Risorgimento. Quindi già questo basterebbe come motivo di studio. Poi gli altri membri della famiglia Rossetti li scopriranno loro nei loro studi.